Giornata storica oggi alle scuole elementari di Via Nas ad Arco, Giovanni Segantini. Sono infatti iniziati i tanto attesi lavori di rifacimento della palestra, alla presenza del sindaco, dell'assessore Miori e di alcuni rappresentanti del consiglio comunale. Oltre ad essere la palestra della scuola, l'edificio ha ospitato per tanti anni anche le partite della Pallavolo C9. Vediamo alcune immagini e sentiamo l'intervista al sindaco Betta. Beh, sì, è un risultato questo che ci dà soddisfazione. Sono passati la bellezza di 6 anni, ma finalmente eccoci qua con l'inizio lavori. Questo è importante perché insomma, 6 anni sono davvero tanti, però per reperire le risorse, per riuscire a fare la progettazione, gli appalti, abbiamo delle tempistiche nel nostro paese che sono davvero incredibili e su questo dobbiamo lavorarci. Però oggi c'è quello che è buono, che è il risultato positivo, che i lavori sono iniziati e che quindi finalmente la palestra verrà realizzata. Adesso dovremo attendere un anno e mezzo, due, ma di lavori reali e concreti e quindi vedremo che questa palestra sarà realizzata, sarà a servizio chiaramente delle scuole, quindi il primo obiettivo è fornire una palestra per tutti i ragazzi che frequentano qui la scuola di Via Nas, però sicuramente dopo c'è la palestra che diventa palazzetto dello sport, un bellissimo palazzetto dello sport legato alla pallavolo e quindi la nostra realtà della pallavolo C9 avrà uno spazio che gli consentirà di fare le sue attività che sono pomeridiane, le sue attività sportive del sabato e della domenica di eccellenza. Insieme a tutto ciò la parte di arrampicata, una palestra di arrampicata dove possono essere anche svolte gare e quindi la soddisfazione è totale. Abbiamo dovuto attendere tempo, forse un po' troppo, 2 o 3 anni sono andati, potevano essere evitati, però insomma il risultato finale è un risultato di eccellenza. Grazie a tutti quelli che hanno dato una mano.